Cari amici telebari, bentornati a Tempi Supplementari. Sono sempre in compagnia della bravissima e bellissima, così dicono che non sono scontato. Grazie. Perché se dico prima bella, può essere scontato. Invece, soprattutto brava, brava perché? Perché ho ascoltato il tuo singolo, ho ascoltato il tuo CD, The Box. Via da qui è un singolo molto interessante, perfettamente calzante con il tema di oggi, ma parliamo di un tuo collega, veramente molto bravo. Anche lui con un singolo, anche lui una voce splendida, magnetica. Do il benvenuto a Daniele Celona. Benvenuto! Eccomi, ciao a tutti, ciao a tutti gli Ciao! telespettatori. Daniele, abbiamo il tema della puntata, già lo abbiamo analizzato insieme a Carmen, è un'avventura. Abbiamo aperto con uno spezzone del film Il curioso caso di Benjamin Button, dove si racconta cos'è l'avventura della vita. Nel tuo singolo si racconta un altro tipo di avventura, forse un'avventura amorosa, una ragazza che cambia un po' con le luci della ribalta. Sì, un'avventura quindi molto comune di questi tempi. Beh, l'avventura è diciamo, rincontrarsi Nel dopo senso pieno l'essersi forte. conosciuti nell'infanzia, essere cresciuti assieme e quindi un po' come in un romanzo, ritrovarsi da adulti e riconoscersi, no? Uno negli occhi degli altri. Poi in questo caso non c'è esattamente un happy end, però sì, è un'avventura anche questa. Daniele, io sono innamorato di Carlo Verdone, penso anche Carmen, un grandissimo Assolutamente sì. attore e un grandissimo regista, che ha una peculiarità, viene definita la sua una pellicola malincomica, ovvero non è necessario concludere una storia, un racconto, che sia un'opera teatrale, che sia una canzone o che sia un film con il lieto fine, con l'happy end. Questo è il realismo vero che è mancato per tanti anni alla nostra forma artistica, proprio a quella italiana mi riferisco. Tutte le storie, tutte le canzoni dovevano finire bene. Invece questa canzone è una canzone che racconta un dato oggettivo, concreto, il cambiamento, talvolta l'avventura della vita tende a modificare, a mutare i rapporti. Sì, vabbè, in questo caso essendo anche autobiografico il testo, non potevo raccontare cose diverse dai fatti avvenuti. Quel che dici tu, sì, effettivamente ogni tanto la cinematografia, la discografia in genere, ma non solo quella italiana, a dirla tutta, ha dei canoni che magari cerca di rispettare per, insomma, sia per avere più appeal, per non deludere l'ascoltatore o l'aspettatore che sia. Daniele, un altro aspetto molto importante, abbiamo parlato di malincomicità, siccome è carino anche questo filone, ma è anche a mio avviso molto reale. In un film di Carlo Verdone, Sono pazzo di Iris Blonde, il film si conclude con Verdone che saluta questa ragazza e dice: "Io ti faccio l'occhio della vecchia", che era la ragazza che aveva assistito alla signora anziana, che aveva assistito allo sbocciare dell'amore tra i due protagonisti del film. Carlo Verdone si gira e vede questo treno malinconico che parte con questa ragazza su, lui che ci rimane malissimo. Tante volte per creare una canzone, per comporla, mi rivolgo anche naturalmente a Carmen, bisogna anche aver vissuto certe situazioni. Queste situazioni ci Assolutamente. ricordano, insomma, che la vita è sì bella, ma che a volte non tutte le avventure, un po' come le ciambelle, escono col buco. Beh, diciamo che è normale, anzi è quasi un canone anche questo, che il cantautore o l'autore in genere scriva in momento di sofferenza, per così O dire. parta da Quindi qualcosa di autobiografico. Come è sì, e stato per quindi Daniele, sì. come è stato penso anche per te, per il tuo singolo. Quindi Daniele e Carmen mi stanno confermando che se uno è felice non può scrivere canzoni, no? No, vabbè, per carità, anzi. Però, insomma, normalmente si è più ispirati nel momento di così, depressione. un po' di pena, però occorre, insomma, riuscire a scrivere sotto tutti gli stati d'animo, una maniera come un'altra per dare anche più varietà a un disco e alle proprie canzoni. Daniele, ogni cantante ha un punto di riferimento giovanile, così come un giornalista ha un giornalista di riferimento che magari ha letto. Qual è il cantante che ha fatto innamorare della musica Daniele Celona? Ma io sono cresciuto con l'epoca grunge, quindi ho un po' quei riferimenti nei miei inizi da schitarratore assolutamente neofita. E quindi possiamo dire un Eddie Vedder del tempo, ma anche
uno Scott Weiland, che era il cantante sempre di una band grunge, che erano gli Stone Temple Pilots. Mi chiedo quanto Naturalmente, sono. tu stai parlando da grande appassionato di musica. La maggior parte dei nostri telespettatori penserà che si trattino di mezzale del Celtic Glasgow che affronterà la Juventus Mi negli rendo ottavi conto. di finale di Champions League. Però questa è vera cultura musicale. Carmen, invece, a cosa ti ha ispirato questo mestiere meraviglioso che è quello tuo e di Daniele, ovvero quello della musica? Sì, del cantautore, è una scelta di vita. Beh, se penso a me come cantante, sicuramente, non so, io ho iniziato con la musica classica, quindi ti direi Maria Callas. Però se penso alla penna e alla scrittura, io con estrema devozione Joni Mitchell è il mio idolo Siete un assoluto. po' appassionati, siete un po' esterofili a quanto ho capito, eh? Sì, è normale. Beh, allora a me, De André, De Gregori, adesso mi darete del vecchio, dai, adesso dite, No, ho no, per no. carità, per carità. De Gregori è un grandissimo, ci Ma la mancherebbe. passione per, proprio in conclusione, ricordando Starletti, il tuo singolo in uscita, Daniele, la passione per il cantautorato in generale per la musica straniera, in particolar modo con delle accezioni britanniche soprattutto, è anche legata alla voglia di conoscere una lingua diversa, alla passione per il tradurre. Anche oggi tante generazioni si appassionano, soprattutto le nuove, alla musica straniera anche perché c'è un gusto nel tradurre, un po' come entrare, non dalla porta di servizio, ma da quella principale, all'interno di un'atmosfera molto diversa da quella italiana, la vera musica fatta in un contesto assolutamente diverso, potremmo definirlo quasi dorato. Diciamo che quasi tutti i giovani che conosco io, ma anche insomma, la tua, la nostra generazione, ha una parte esterofila e di ascolti di gruppi che cantano in inglese predominante. Questo porta alla fine a cercare di scrivere più o meno in quella maniera lì, non sempre riuscendoci in maniera efficace, perché comunque l'italiano è una bellissima lingua e ha le sue peculiarità. Noi siamo costretti a chiudere le rime con sei vocali, laddove un inglese ti permette di chiudere sempre con delle consonanti, quindi dandoti proprio matematicamente molte più possibilità È di. una Sì. questione Scusami, Daniele, ritmica. Una curiosità, ma i tedeschi quindi non possono mai chiuderle le rime? No, una mia curiosità. tedeschi no, Sono lo fanno, spacciati! ma. Dai, è una specie di rivalsa, siccome sono un po' i primi della classe oramai in Europa, diciamo che adesso guerra civile, dichiarazione di guerra, si alza lo spread, ma in Germania avranno talento in altro, forse a far macchine, forse a costruire dei sistemi economici più solidi. Però a livello artistico forse la musica un pochino difetta lì, proprio per il discorso Vabbè, la tecnico, durezza della lingua comunque, Sì, molto metallica, ha molto. ragione Carmen, il testo risulta poi molto duro con queste consonanti dentali, però abbiamo avuto degli esempi, no? Negli anni 80 chi c'era Falco con Der Kommissar o altre piccole chicche che sono uscite a essere orecchiabili nonostante la lingua. Nonostante tutto, una mia curiosità, tu hai parlato di quasi canzone autobiografica, ma sempre per riagganciarmi a Carlo Verdone, come dice lui in Manuale d'amore, ne valsa la pena, Daniele? Cioè, le avventure, quelle che si vivono, anche quelle che finiscono male, poi vale la pena in fondo viverle? Assolutamente, al di là del Altrimenti poi fatto le canzoni come le facciamo? Vale. che una volta che ci sei dentro ormai è troppo tardi per tornare indietro e per evitarle, e poi insomma, servono a temprare anche il carattere, a darti esperienza per cercare di non sbagliare in futuro. Grazie ancora a Daniele Celona per essere stato qui con me in compagnia di Carmen. Starlet, Grazie. il tuo singolo. Complimenti ancora. Grazie a tutti Grazie. quanti i telespettatori. Auguro buone feste perché siamo veramente nel pieno delle feste. Ci rivediamo, se lo vorrete, ci rivedremo la prossima settimana. Vi ringrazio e vi ricordo che tutto questo è tempi supplementari. Alla prossima!